incomprensioni sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre, non rischiare di aver ragione, che la ragione non sempre serve. Troppe incomprensioni sui programmi in vista del prossimo campionato del Bari hanno portato ad una clamorosa svolta nei rapporti tra Antonio Conte e la società. Al termine di un lungo summit tra il presidente Materrese, il DS Giorgio Perinetti e l'allenatore Salentino, società e allenatore di comune accordo hanno deciso che non era più il caso di continuare il rapporto di collaborazione. Partire con dei dubbi in testa non me lo sono sentita, neanche lui. Quindi come un accordo abbiamo deciso di interrompere il rapporto e adesso Perinetti sta già preparando il futuro allenatore che vi sarà presentato appena possibile, perché certamente non vogliamo stravolgere tutto quel che di buono è stato fatto, vogliamo anche dare merito a certi giocatori che hanno fatto molto per farvi divertire, per farmi divertire e per poter vincere un campionato anche alla grande, e quindi il nuovo allenatore valuterà insieme a Perinetti quali sono veramente i giocatori che dovranno andare via e non quasi tutti. Anche l'ormai ex tecnico del Bari, Antonio Conte, ha voluto precisare la sua posizione affidandola all'ANSA. «Volevo giocare in A con le mie idee», ha dichiarato. «La società era consapevole di cosa significasse sposare il mio progetto, sostenere la mia idea di calcio, lavorare con il mio staff, seguire precisi metodi di allenamento. Venuta meno la fiducia, ho preferito la risoluzione consensuale». Conte ha poi aggiunto: «La campagna acquisti? Avevo chiesto 10 nuovi elementi. Il mio dovere era mettere il cuore da parte e ragionare a mente fredda nelle scelte. Voglio precisare che il successo non mi ha dato alla testa». In molti hanno pensato che uno dei motivi fosse da ricercare anche tra le scintille avutesi tra DS e tecnico in passato, ma il direttore sportivo ha avuto belle parole nei confronti di Conte ed è parso anche offeso dal fatto che i tifosi siano caduti in depressione dopo questa notizia, non riconoscendo il suo lavoro, che in effetti è risultato quanto e forse più determinante per i successi del Bari di quello svolto da Conte. Il clima che si respira, mi pare che insomma... Sì, noi abbiamo fatto un grande campionato, al 99% i meriti sono sempre dei protagonisti di campo, perché giocano i calciatori, e dell'allenatore che li guida. L'1% consentire che c'è stato anche da parte di una società che tutte queste scelte, queste situazioni, a partire da quella di Conte, l'ha avallata e di chi magari l'ha ispirata. Altrimenti mi viene da domandare con quale spirito io debba rimanere qua. Siccome il Presidente sa che non sono un venale, e può rispondere che in questo periodo che siamo stati insieme mai ho pensato al mio contratto, alla mia situazione, è stato sempre una... Io sono qua a continuare un lavoro, certamente con difficoltà, certamente dispiaciuto anche che con Conte non abbiamo potuto proseguire, certamente sapendo quante difficoltà ho in questo momento per la squadra, però sono qua. Se non mi si riconosce neanche l'attenzione e la professionalità che cerco di mettere nell'espletare un lavoro, mi domando che cosa devo stare qua a fare.